Però alcune cose per chiudere. Comincerei dal perché perché abbiamo deciso di partire, di fare questo ragionamento nei municipi. Devo dire che la riunione di oggi testimonia ancora una volta della scelta giusta che abbiamo fatto, non solo per il ruolo istituzionale e in particolare in questo municipio per la particolare sintonia, affinità che c'è con il Presidente, perché effettivamente sono il luogo più vicino alle esigenze, alle istanze, in grado di entrare nel merito e non rimanere in superficie come spesso i nostri dibattiti fanno. Quindi bisogna venire qui nel sangue della città, avvicinarsi a questo sangue, alle ferite e farne in qualche modo parte, senza infingimenti e con massima di trasparenza, nel senso che non riusciremo evidentemente a tener conto e a fare tutte le cose di cui questa città ha bisogno. Questo è un altro elemento secondo me importante di incontro. Qualche volta uno può essere tentato di venire e dire che ci sono le soluzioni, abbiamo fatto riferimento alla cosa di Sant'Andrea della Pace, io ho detto al Presidente vengo, ma vengo a dire la verità, che il Comune non, su questa cosa, è inutile che viene a dire diciamo, c'è un problema che sta alla base di questo ragionamento, che ci vieta di prendere in giro le persone, noi dobbiamo dirci le cose che possiamo fare e le cose che non possiamo fare, ce le diciamo in qualche modo anche in queste occasioni. Questo uso con qualche elemento di titubanza la parola partecipazione e vedo che invece anche nel dibattito che c'è stato questa apertura alla dimensione diciamo, democratica di dire le cose che uno pensa e di mettere al servizio di tutti è mi pare il modo migliore. E tra le cose che stiamo facendo insieme al municipio, perché noi siamo a fianco del municipio, in questo caso veramente credo che l'amministrazione centrale, l'amministrazione capitolina e deve essere anche a servizio di istanze del municipio, è il tema che è stato superato da più parti di Forte Trionfale. Noi siamo a supporto delle scelte che ha fatto l'amministrazione del municipio, che vuole fare l'amministrazione del municipio, e stiamo cercando in maniera caparbia di portare avanti questo discorso. E se fino adesso non ci siete o non ci avete sentito dire più di tanto, perché ancora non abbiamo quella parola fine che solo a quel punto possiamo dire, nel modo in cui abbiamo detto, con trasparenza, se prendiamo degli impegni oppure no. Però noi siamo molto determinati che questo avvenga, siamo convinti che siamo a fianco del municipio, che quell'area deve essere l'area del municipio, il parco del forte deve essere aperto al municipio, ci deve essere la sede del municipio, poi ci possono essere anche tante altre cose, vedremo, stiamo trattando. L'ultimo incontro abbiamo avuto il 10 di giugno, è il terzo incontro che facciamo con la difesa, siamo convinti che noi questa cosa la riusciremo a portare a casa. Siamo determinati nel farlo, ma non l'abbiamo ancora portata a casa e quindi né vi abbiamo convocato né vi abbiamo detto più di tanto. Stiamo però lavorando e totalmente in sintonia e a fianco del municipio proprio per cercare di far capire che molto spesso dal Campidoglio non si vede. Le cose si vedono sfocate, si vedono malamente, si vedono solo le cose che hanno una certa dimensione, per cui uno può avere l'illusione che se governa quelle cose la città è a posto, invece molto spesso è un disastro, perché se uno governa solo quelle cose, invece la città è fatta di tante altre cose piccole, no? C'è questa pubblicità che dice anche le cose piccole entrano nella storia e ci restano. Io ci sono convinto che è una frase che non è banale, anche le cose piccole, che apparentemente al Campidoglio sono piccole, invece sono importanti, come per esempio questa del Forte o le cose che sono state dette e che non ripeterò su Santa Maria della Pietà, sul luogo in cui stiamo. Lascio scorrere tutti i temi che saranno oggetto della discussione nei tavoli, invece prendo il sangue della discussione di oggi. Noi, ci sono stati degli interventi che pongono delle questioni che fanno il paio con quello che dicevo, noi non possiamo mettere sul tavolo una discussione che guarda in avanti se non facciamo i conti con quello che abbiamo. E qui dobbiamo dirlo con molta chiarezza, un'altra cosa che diciamo con estrema trasparenza. La gestione dei piani di zona, che risalgono alla loro assegnazione del 2006, è drammaticamente fallimentare. È pezzi interi di città dove vivono o andranno a vivere migliaia di persone,
che sono un disastro, sono stati abbandonati. L'ufficio che se ne occupava fino a novembre dell'anno scorso era un ufficio in cui dirigente dirigeva due unità organizzative, il che la dice lunga sul fatto che non conosceva i luoghi, nel senso che faceva aveva un doppio incarico, e l'altro incarico erano le compensazioni, quindi aveva un dirigente che si occupava delle compensazioni e contemporaneamente di piani di zona. Noi abbiamo ristrutturato completamente gli uffici, abbiamo rigirato tutti i dirigenti, nessun dirigente fa il lavoro che faceva prima di novembre, si occupa di altre cose. Ci hanno detto così la macchina si ferma, è vero, ma si pulisce, si riorganizza, c'è aria fresca, si apre la finestra. E devo dire che nonostante tutto questa cosa ha molto funzionato, perché anche quelli che si sono spostati, che apparentemente erano, se lo spostiamo da lì, crolla il mondo, quando poi sono stati messi a fare un altro lavoro, si sono appassionati anche con l'altro lavoro e ci hanno messo una nuova verba per fare le cose. Quindi anche questo, una norma semplicissima, di buona, perché i verbali spesso dell'amministrazione sono piena della parola trasparenza, ma la prima regola della trasparenza è che ogni 3 anni i dirigenti girano. Erano 20 anni che non succedeva, e sembrava che alcune scelte dell'urbanistica romana dipendevano da un geometra, da un ingegnere, da un architetto. Non può essere così, è l'ufficio che deve funzionare, non ci si può affidare esclusivamente a una persona. È difficile, non è stato semplice, vi posso assicurare che tra ottobre e novembre è tremato tutto il Campidoglio per qualche spostamento di una cosa che può sembrare banale, però anche questo è stato fatto, ci stiamo incamminando sulla strada con difficoltà, ci mancano dirigenti, ci mancano tecnici, vanno in pensione e non riusciamo a sostituirli, è un disastro. Però sui piani di zona noi abbiamo messo che su una persona non basta. Non basta perché io colleziono giorno per giorno quantità di lettere e di lamentele, perché è veramente una piaga aperta. Allora su questo dobbiamo fare qualcosa subito. Io credo che bisogna costruire, a questo punto è decisivo andare in questa direzione, una task force, cioè un gruppo di persone tra l'ufficio e l'assessorato, piano per piano incontrano i soggetti che stanno facendo l'attuazione di questi piani o che dovrebbero fare, gli abitanti che ci vivono, e facciamo, come si dice, la lista della spesa, delle cose che si possono fare nell'immediato, delle cose che è necessario fare, delle cose che si possono rinviarci. Bisogna fare un lavoro a questo punto nel merito, perché non basta più pensare che questa cosa si autogoverno, si rimetta in moto nell'arco di un periodo, come dire, umano. Su questo prendo l'impegno di ragionarci. Ho visti alcuni di questi disegni, di Piazza Coccia me lo ricordo ancora, una specie di mosaica stretta e lunga, chissà per quale motivo, naciste, sì, chissà per quale motivo a quella strana forma, però sono cose che noi, nate nel 2006, su cui ci sono state delle assegnazioni, allora anche lì la possibilità di lavorare, di modificare queste cose va un attimo misurata. E non è escluso che alcune cose non le possiamo rilocalizzare, però non è un discorso che si può fare in termini generali. Questo è uno dei buchi neri di questa città, non solo di questo municipio, che è strettamente legato alla qualità della vita, strettamente legato alla qualità della vita che queste persone fanno in queste zone. In alcuni casi si tratta di veri e propri quartieri di paesi in via di sviluppo, non possono essere comparabili, cioè veramente una situazione particolarmente drammatica, di cui si discute poco in città. Non c'è un dibattito su questa cosa. Si discute di tante cose. Devo dire che si discute molto dei toponimi, si discute molto di cose importanti. Io, secondo me non c'è da escludere qualcosa, ma il fatto che non si discuta dell'importanza di come sono in condizioni di arretratezza alcuni di questi quartieri è un sintomo di come il dibattito vada ripreso e segnalato in una certa direzione piuttosto scosso in alcuni. Mi è stato detto, e finisco, sulla questione dei valori, è stato detto dalla mappa dei valori che ho chiesto a Belvisi, è stato detto anche da altri. Guardate che il valore agricolo di quest'area, io ascolto sempre con molto piacere le cose che ci racconta il mondo, no? Se qualcuno deve riempirsi la bocca di agricoltura, credo che sia lui che viene qui a raccontarci, molti ormai si riempiono la bocca di che cosa è l'agricoltura urbana, però guardate che il nostro piccolo contributo in questi mesi non l'abbiamo dato in questa direzione, perché
quando dicevo che abbiamo cancellato gli ambiti di riserva, abbiamo dato un'indicazione chiara sul fatto che questo territorio è agricolo, deve restare agricolo e non c'è più spazio per nessun altro tipo di eruzione cementizia all'interno di questa campagna, perché abbiamo spazio a sufficienza per poter ripensare il costrutto di questa città, le parti su cui sono costruite, le parti della città già costruite. E quindi diciamo anche queste cose quando parliamo di che cosa sta succedendo oggi nella città, perché vedete, ci sono due cose che in questo giro di municipi mi sono apparse con una certa evidenza. Uno, e lo dicevo prima, la sfiducia che voi avete nell'amministrazione comunale, che fa il paro con la paura che avete di qualsiasi trasformazione. A un certo punto in questa città una cosa che accomuna questi giri che ho fatto è che tutti quanti, destra, sinistra, giovani, vecchi, quelli che ne capiscono di più e quelli che ne capiscono di meno, su una cosa sono tutti uniti: per cortesia fermatevi, no? Cioè se c'è una cosa che sentimento che accomuna, ecco, questo sentimento a me fa molto paura, perché la città non si ferma anche se noi decidessimo di fermarci. Il tema è governare con regia pubblica la trasformazione, perché la trasformazione è comunque in corso, c'è comunque a prescindere dalla nostra volontà. Se è questo il tema che noi dobbiamo mettere sul tappeto. C'è un'altra cosa su cui vorrei finire dicendo che sono un po' preoccupato. L'ho sentita questa sera in riferimento alla pista ciclabile, ma si può dire per altre cose. Il benaltrismo. È stata fatta la pista ciclabile di 5 km, con quei 5 milioni ci sarebbe stato ben altro da fare. No, questo non ce lo possiamo permettere. Noi dobbiamo essere tutti, come dire, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo essere sicuri che ci sono delle cose che si possono fare, certo, molte cose si possono fare meglio, però il benaltrismo è tipico di una condizione che rischia veramente di consegnare questa città al passato. Tornando al discorso degli ambiti di riserva, ci sarebbe certo ben altro da fare, ma oggi, se non c'era questa amministrazione, se non c'era Marino, il tema vostro sarebbe stato un altro, sarebbe stato che quelle aree che erano state individuate come ambiti di riserva erano in corso di esame per poter essere attuate. Allora c'è ben altro da fare, però attenzione, cerchiamo di presidiare il vantaggio della situazione in cui siamo, cerchiamo di tutelare la condizione in cui siamo e di mettere in evidenza, con tutte le difficoltà che abbiamo trovato, anche le cose che sono state fatte e il buono che si sta facendo. Poi ci sarà anche bisogno della pista lungo le strade, però intanto c'è lo spazio vitale, lo spazio pubblico che ha 10 anni di storia e quindi era giusto concluderla, è una vicenda che bisogna concluderla, però non si può di qualsiasi cosa tentare di dire va bene questo però manca quest'altro. A Roma è semplicissimo dire manca dell'altro, perché manca quasi tutto.